marvelous. You should care for me. Soft and nice. Una volta fatto st'incisione, dovevamo prendere la circonferenza con questo ferro qua che si chiama compasso. Per essere precisi, dovevano fare sei compassi. Una volta che abbiamo compassato ci trovavamo, perché poi a volte non era tanto preciso. Allora, per essere preciso, ci si dava una botta qua sopra, più o meno, e per avere la precisione. Una volta che abbiamo fatto questo affare, cioè abbiamo compassato, abbiamo trovato che la circonferenza era precisa, prendevamo tante doghette piccole. E le botte di Masso Nicola hanno girato le fiere e i mercati di tutta la bassa Irpinia. Bisognava farla tanta così precisa, con la situazione così precisa, che si doveva fare? Si doveva fare una cosa precisissima, perché quando andavamo nelle fiere o nei mercati a vendere queste, diciamo, i barili, noi chiamavamo i barili, non, queste sono botte, poi ci sono i barili che sono più stretti e più lunghi. Quando li compravano, cosa facevano? Furbi i contadini, perché dice, i contadini sono sempre i più furbi, ci soffiavano nelle botti, nei barili. Se il barile non usciva fiato, non usciva aria, quando faceva, doveva scoppiare. Se scoppiava vuol dire non c'aveva aria. Se no, altrimenti, dicendo, il barile tenilo tu perché non era buono. C'è anche un simpatico aneddoto da raccontare. Agli inizi degli anni Ottanta, la concorrenza era tanta e molti erano scettici sui prodotti realizzati dai bottai di Prata. Ma durante una fiera svoltasi a Montefalcione, Masso Nicola, che fino a mezzogiorno non aveva ancora un cliente, per far capire e conoscere la qualità e la resistenza delle sue botti, con un colpo secco fece saltare i due cerchi finali, quelli che stringevano il fondo, e decise di ballarci sopra. I presenti, tra stupore e curiosità, constatarono la robustezza di quei prodotti artigianali. In breve tempo, la merce esposta fu venduta tutta. Il procedimento che abbiamo avuto, come si costruisce una botte, rispetto da una botte a un mastello, c'è poca differenza. È solo che la botte ha due fondi, invece il mastello ce n'ha un solo fondo. Noi questa qua la chiamiamo secchia, cioè l'ora, i tempi l'ora era la secchia. Questa secchia qua serviva per portare l'acqua, le signore, le donne, dalle fontane che stavano in paese fino a casa loro, e se la mettevano in testa e la portavano, perché in questo secchio qua
loro bevevano, si beveva l'acqua. Questo qua è il cato, si chiamava cato. Questo cato qua, se cosa serviva? Si veniva attaccato e si metteva nel pozzo per tirare l'acqua. Questo qua è un secchio, è usuale che tutti quanti... Questa qua si chiama catella. Sta catella cosa serviva? Dalla botte che stava sotto al tino, la riempivano e per metterlo, per versare il vino nelle botti, in questa forma qua. Questa qua è un oggetto che papà ha fatto, però è una tina dove si pigiava l'uva. Lui l'ha fatto in miniatura. Questa qua si chiamava la pupitta. Si metteva vicino alle botti. Si metteva vicino alle botti per spillare il vino. Questa qua si chiama la pupitta. La chiamavano la pupitta. Tante doghe, tagliate e unite con pazienza certosina, due fondi e gli immancabili cerchi in ferro. Ed ecco la botte. Agli inizi del secolo scorso, fino agli anni 60, la costruzione delle botti ha attraversato il periodo migliore. Di recente, l'utilizzo della botte è stato rivalutato in quanto si sposa meglio col processo di invecchiamento del vino. E sicuramente Mastro Nicola sarebbe ben lieto di costruirne ancora qualcuno. Thank you.